Bene, ci troviamo a Gioia Tauro, capitale della struncatura, e qualcuno ha realizzato un qualcosa di simile, ma andiamo a scoprire che cosa. Sì, dall'idea di mio fratello Pino è nato questo nostro prodotto, con la base, come abbiamo già detto, la nostra struncatura, che è nata qua a Gioia Tauro, e abbiamo pensato di fare la struncatura. Come si cucina, si spezzetta, lessare la struncatura, lessare la struncatura e poi di assemblarla in vari modi, con pomodorini pachino, pomodori secchi, olive, mozzarella, oppure in bianco con sono olive e mozzarella. Si assembla questa pasta, si bagna nell'uovo, poi si pana con la mollica, come si fa un arancino, semplicemente si frigge e si espone. Ecco che abbiamo realizzato cosa? Lo struncotto, l'abbiamo chiamato struncotto. Lo struncotto, che sì. Proprio parla della storia della struncatura. Certo, quindi... certo, perché la base è la struncatura. Sì, noi abbiamo preso questa struncatura e mio fratello gli ha dato questa idea e sembra che funzioni. Quindi la struncatura diventa street food da passeggio. Certo, e perché no? O prendere il nostro struncotto, andare nel nostro meraviglioso lungomare e passeggiare assorbendo degustandolo. Degustando il nostro struncotto, perché no?